Grazie nuovamente ai colleghi e alle colleghe, non solo del Comitato Scientifico, ma della scuola e delle altre importantissime istituzioni che hanno reso possibile questo evento. Grazie al collega vicinissimo, in quanto parte della stessa istituzione, Massimo Bergamasco, che oltretutto ci ha permesso di realizzare quella cosa meravigliosa che vedremo alla fine del convegno, che è già stata annunciata da Salvatore Settis e che tutti penso vogliono vedere, e quindi mi costringerà a ridurre molto questo intervento, che naturalmente non può concludere dopo tutto quello che abbiamo sentito, ma che può semplicemente riaprire e darvi spunti, sollecitazioni ulteriori. Io ho pensato a un sottotitolo: memoria, ricordo, narrazioni biografiche, quando il trauma le rende scabrose. E quindi il mio intento è di portare sul serio la questione della necessità di rammemorare la violenza. Il tema dell'imperativo del ricordo, di cui parlava il compianto Riero Salmi, non visto in termini celebrativi, ma invece di approfondimento delle conseguenze inattese e soprattutto dei legami intergenerazionali di quanto quello che lui che ha o colei che ha subito, e anche coloro che non hanno fatto opposizione con indifferenza o con negligenza, ha nei confronti del contesto sociale e in un'ottica appunto intergenerazionale. Quindi, se prendiamo sul serio la necessità di rammemorare la violenza, questo implica la messa in conto di lacerazioni, di ferite. Mi è piaciuta molto quella slide in cui si parlava di Raphael Hemdin, che parlava di una ferita che sembrava possibile colmare per quanto riguarda la struttura della città, ma non la sua città, no, non la città del suo ricordo, della sua infanzia, della sua biografia. Quindi prendere sul serio le lacerazioni emotive e cognitive coinvolgenti i singoli, sicuramente, cioè gli individui concreti di cui qui abbiamo visto ricostruire in parte le biografie sospese o addirittura spezzate dalle leggi razziali, e poi in molti casi dalla Shoah, compresi i figli e i nipoti, compresi tutte quelle generazioni che sono succedute, e naturalmente i gruppi, cioè quelle connotazioni, aggregazioni sociali che sono specularmente corrispondenti alle categorie burocratiche, quelle che hanno stigmatizzato e costruito ad hoc la stessa aggregazione. Mi sembra che Paglier abbia proprio iniziato con il fatto che queste categorizzazioni stigmatizzavano da un lato e dall'altro costruivano un'identità che invece dai singoli non era avvertita come propria. Quindi questa spaldatura fra l'identità scrittiva della burocrazia razzista e invece le identità libere, mobili, individuali dei soggetti, sia dei individuali che in quanto soggetti di gruppi. Quindi le lacerazioni inflitte sugli individui o sui gruppi sono a tutti gli effetti traumi. Quindi accettiamo questa definizione, concetto di trauma, che sicuramente i colleghi e colleghe medici sanno affrontare molto bene, ma che le scienze sociali di tipo qualitativo hanno affrontato di nuovo rispetto alle conseguenze intergenerazionali della violenza, del razzismo, dell'antisemitismo e della Shoah. Ma sono anche traumi di secondo grado, cioè gli inneschi potentissimi, ma molto pervasivi e soprattutto sotterranei, di particolari tipi di sofferenza, ovvero il sentimento che abbiamo visto descritto in molte delle biografie, non facilmente eludibile, di incapacità di comprendere l'ingiustizia della violenza subita, e quindi una certa forma, se vogliamo, di vergogna sotterranea e non espressa, il sentimento dell'impotenza, il senso della inadeguatezza per le umiliazioni giustamente patite, e anche il dubbio sottile di essersele meritate. E anche la lettera di Naftolis, quando dice: vi voglio far sfuggire fin dall'inizio da questo sbigottimento di fronte all'impotenza di un trattamento ingiustamente subito. Ecco, è molto interessante che i soggetti che hanno patito
nei contesti concreti, individuali e biografici, avessero in un certo senso anche anticipato quello che poi le ricerche qualitative sui nessi intergenerazionali degli effetti della violenza sulle vittime, ma anche dei discendenti dei carnefici, hanno poi portato ad emergere. Quindi questo senso profondo, latitudinario, del ricordo personale, che non è necessariamente accolto tutti e tutte allo stesso modo, ma che tuttavia non si può negare proprio per il suo carattere idiosincratico e, se vogliamo, random, che può aver colpito qualcuno e non invece altri. Per questo quindi la rilevanza metodologica, io voglio riaffermare scientifica e metodologica, delle ricerche biografiche su epurazione, schedatura e infine naturalmente deportazione Shoah, perché finché non recuperiamo la traccia dolorosa delle specifiche violenze subite, non capiremo quello che Jean Améry, che era in realtà un ebreo viennese, che accettò di chiamarsi Jean Améry il non ebreo e che scrisse nel 61, 21 anni dopo la liberazione da Auschwitz, la famosa opera Jenseits von Schuld und Sühne, che vuol dire oltre la colpa e l'espiazione, e che è stato tradotto in italiano con intellettuale ad Auschwitz, quindi perdendo il significato di questa riflessione biografica, ma di grandissimo impatto su tutti gli studi latitudinari delle leggi razziali in Europa, nell'Europa della Shoah, quindi non semplicemente come fenomeno tedesco austriaco, ma invece come elemento emblematico per considerare appunto gli effetti permanenti, latitudinari, di quello che lui chiama un unverlierbare Zeit, cioè il tempo, un unverlierbare, difficilissimo da tradurre, si può soltanto avvicinarsi adesso con una metafora, il tempo che non si lasciare o che non si riesce a perdere. E questo unverlierbare parte proprio dall'idea che vi siano ferite nascoste che sfuggono anche alla virtù del risanamento e dell'oblio terapeutico. Quindi la violenza lesione, certi tipi di violenza, di lesioni inflitte da qualcuno su qualcun altro, e sono in ogni caso soggetti ben connotati e non esseri generici o astratti, resta nell'individuo che ne è vittima come traccia indelebile, scritta sulle nel corpo e nella visione simbolica del proprio sé, su quello che Ricoeur chiamava l'ipseità, non che Ricoeur si è riferito al termine ipseità in questo senso, ma per definire l'identità personale parla di ipseite, no? Questa corporeità simbolica e materiale di esseri sessuati, uomini e donne, anche altro, non interscambiabili, non passibili di essere semplicemente considerati un numero. Mi ricordo che un grande, mi sembra, patologo, che adesso non c'è più, ha detto: non è vero che i vuoti si sono colmati perché nessuno è uguale ad un altro. Cioè l'individualità che si perde è qualcosa che è assolutamente unica, irripetibile. E anche il tipo di ferita e di violenza che ciascuno subisce cambia di fronte alla capacità di recepire e metabolizzare quell'esperienza liminale. E quindi non a caso possiamo capire quali sono state le diverse biografie del post, no, della fase successiva, nel caso dell'epurazione, della possibilità del ritorno, ma anche nei casi più gravi di internamento o di deportazione, quali siano state le diverse strade di metabolizzazione, di venire a patti con la violenza che si è subita. Quindi non si tratta di un ricordo che pianga in eterno, come le antiche prefiche facevano, ma l'idea tratta dagli studi anche psicanalitici di dover sostare nella lacerazione, che ci renderà in grado di andare oltre, senza cancellarla e senza strumentalizzarla a fini ideologici, anche rispetto all'imperativo del ricordo da cui ho preso avvio, quindi un ricordo che non è celebrazione, ma che è invece rielaborazione anche collettiva e pubblica di queste ferite. Quindi questo esempio di questo convegno, che è polifonico, polisemico, interdisciplinare, pur essendo, proprio perché è di tipo biografico e ricostruttivo, è
perfettamente all'interno, assieme all'installazione che vedremo fra poco, nel novero delle nuove linee di ricerca più scaltrite ed avanzate sul razzismo, antisemitismo e Shoah. E quindi sono proprio i minimi particolari, le specificità, le nuance, se vogliamo, della specifica violazione che il singolo individuo ha patito, il carattere incarnato, che è un'incarnazione simbolica ed anche eccedente, di questo tipo di trauma, è ciò che costituisce la base percettiva, che formerà le sembianze delle ossessioni riemergenti, degli incubi e nei casi estremi delle allucinazioni, e ciò che permette di definire questa ferita che non passa, questo marchio celato, in una forma che permetta anche la sua elaborazione. Quindi il prendere atto di questa persistenza di ferite che anche rimarginate non sono mai cancellate, ci permette di affrontare in un altro modo la grande tematica della ritualizzazione, cioè evitare la ritualizzazione della memoria pubblica, della Shoah ad esempio, o da altre forme di inflizione deliberata di violenza pubblica, come è stato il processo di epurazione dei docenti e delle docenti, degli studenti e delle studentesse ebree dalle università italiane. Quindi si pensi che non è troppo facile dire che si sono trattati di situazioni occasionali o di vittime scelte a caso. In realtà si è visto che si è trattato di un sistema di deliberata e sistematica inflizione di crudeltà istituzionale, connotate ed elargita su specifici gruppi bersaglio, che quindi vanno ricostruiti quanto più possibile nella loro microcondizione, cioè quanto più uniremo gli studi di ricerche micro, di tipo qualitativo della ricerca del frammento, quanto più aiuteremo gli studi futuri sulla Shoah e su tutti gli eventi traumatici di carattere collettivo. E in questo modo quindi anche il tema del trattare, venire a patti con, no? L'ostensione, la resa dei conti nel senso di venire a patti con la violenza istituzionalmente inflitta su gruppi bersaglio definiti, apre una questione che è sia scientifica e nello stesso tempo etica e politica. Come venire a patti con la pratica sistematica della burocratizzazione rivolta all'epurazione e poi all'allentamento, senza distruggere l'equilibrio mentale e vitale dei singoli e delle società? Come recuperare in maniera degna, dignitosa e rispettosa, ma nello stesso tempo veritiera, il tema della verità di queste dinamiche. Quindi la tesi appunto molto tragica di Jean Amérie è quella che appunto l'inflizione del male resta impressa anche quando non sussistano tracce cliniche oggettive della violenza subita. Quindi una constatazione molto poco rassicurante, che tuttavia ci può portare a vedere in positivo il fatto che Jean Amérie, allievo della scuola di Vienna, quando ancora si chiamava Hans Mayer, aveva mantenuto fino al suo Unverliebbare Zeit del 61 l'idea che la verità in campo etico e morale è molto vicina alla verità in campo scientifico, cioè non è possibile rompere e distinguere completamente le due dimensioni. E d'altra parte, da questo lato, quindi il bisogno di trasformare ciò che è indelebile in una traccia ripercorribile attraverso forme pubbliche di risanamento, per quanto parziale, va di pari passo con un'altra tematica molto più scientificamente applicata, cioè il fatto che proprio questo test, questa idea dell'Unverlierbare Zeit, è stato il titolo di un'opera del 2001 di psicologi, psicanalisti e storici sociali tedeschi, che non a caso si sono sobbarcati molto prima di noi il tema del fare i conti con la Shoah, in cui si, ispirandosi proprio ad Amérie, hanno fondato ricerche biografiche qualitative e casi di analisi psicanalitiche, per rompere il tabù, un altro tabù, sulla indicibilità e di un confronto fra gli effetti del silenzio dei rispettivi genitori, delle vittime e dei carnefici. Cioè rompere il tabù che, accanto al fatto che la simmetria fra chi infligge violenza e chi la subisce non verrà mai colmata,
Tuttavia, vedere che questa violenza ha innescato effetti perniciosi e intergenerazionali anche sui figli e nipoti dei carnefici, accanto ai figli e nipoti delle vittime, con modalità diverse e che nella loro diversità e specificità ci rendono più chiaro come la trasmissione del misfatto e della colpa, ma soprattutto il silenzio che impedisce la trasmissione del misfatto e della colpa, abbia effetti collettivi e intergenerazionali potentissimi. Quindi questi studi psicologici, psicanalitici e di storia sociale ci fa capire come siamo noi stessi, no, impregnati attraverso disposizioni, orientamenti e pratiche che ci arrivano da lontano, e quindi questi passati sono pregnanti e, se vogliamo, impregnanti, e queste forme di continuità e permanenza si possono svelare proprio perché abbiamo bisogno di processi di approfondimento, molto spesso non ne siamo consapevoli. E quindi qual è l'effetto importante dal punto di vista politico? Non tanto ritornare sul tema della metafisica del male radicale o di quel male superficiale di cui la stessa Hannah Arendt parla nel Carteggio con Jaspers, quando sta pensando a scrivere La banalità del male, parla appunto di questo male superficiale che si diffonde per contatto, che non ha radici, ma invece riprendere il tema dell'influenza, per esempio, di un'attrice come Hannah Arendt sul tema della menzogna, la non verità come menzogna, come errore, come falsa teoria scientifica da un lato, è una cosa, e dall'altro è diventata nella forma di rimozione, omissione collettiva della responsabilità nei confronti della Shoah, qualcosa che ha partorito ulteriori misfatti. Quindi non ci dimentichiamo che l'autrice della banalità del male e soprattutto ancora prima delle origini del totalitarismo ha scritto negli anni, alla fine degli anni 60, i Pentagon Papers, in cui denunciò come la menzogna possa inquinare e attossicare anche i regimi democratici. Quindi l'isonomia e, da un lato, la parresia dall'altro, il parlare franco dei singoli nella cornice stabilita dalle leggi, non può mai venir messo da parte, neppure quando, come era accaduto negli Stati Uniti durante il Vietnam e il periodo fra la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda e il Vietnam, non si possano addurre come motivo per sospendere l'isonomia e la parresia la cosiddetta suprema lex, no, della necessitas del recupero degli arcana imperi. E vi posso garantire, ci sono già scritti di questi anni che pongono in relazione gli scritti di Hannah Arendt contro la menzogna, Lies in Politics, mentire in politica, con quello che è successo rispetto allo smascheramento degli arcani imperi tramite internet, che voi ben sapete. Quindi la perversione e lo snaturamento delle democrazie a causa della menzogna si verifica ogni qualvolta i detentori del potere democratico cedono alle lusinghe ideologiche del realismo politico, per cui si possono giustificare comportamenti aberranti, mistificatori e occlusivi, contrari alla supremazia delle norme sull'arbitrio e sulla discrezionalità illecita degli esseri umani insigniti di potere strategico e decisionale presso le università italiane. Quindi l'anno prossimo inizia, la prossima settimana, perché qui, come che Michele Battini sa, avremo il direttore del Centro della Ricerca per l'Antisemitismo dell'Università TU, Technische Universität di Berlino, Uffe Jensen, che affronterà il tema dell'irrazionalismo politico, di cui ha anche parlato Michele Battini nel suo intervento, con un titolo che è Antisemitism and the Politics of Anger in the Philosophy of Political Ideas and of Social Sciences. È un corso ovviamente in inglese che inizia il 22 di ottobre e finisce il 24, e che vede anche nel pomeriggio del 23 un confronto fra il testo di Zollpolitik, Politics of Anger di Uffe Jensen con il testo Socialism of Fools di Michele Battini. Quindi si procede verso il lavoro di approfondimento di quello che è stato il comitato scientifico San Rossore 38, e ci colleghiamo con quello che è un'indicazione che è stata, a mio avviso, molto forte e molto chiara, nel senso di mantenere una stabile disseminazione e alta divulgazione scientifica e didattica su questi specifici temi. Non so se questo sarà per l'anno prossimo, sicuramente l'anno prossimo è già qui, e dovremo continuamente monitorare e vigilare
affinché questa linea di chiara ed esplicita apertura su questi temi venga stabilmente mantenuta nelle università e nelle scuole italiane. E questo credo che sia un compito che io mi posso sentire di assumermi e di mantenere. Spero che...